Tortellini alla catalana. Tortellino al sugo accompagnato da una dolce macedonia. E gli ha preso anche appunti, poi i parmigiano sono i top, immagino che top. Poi scatolette, che gli ha la scatoletta di cane o di sta, il sugo dell'uomo di monte. L'uomo di monte gli ha detto, non lo so, forse, può darsi. Il sugo della Johnson Vine, Italian salsicce. C'ha il cane e gli ha l'acquolina in bocca. Allora, che gli è questa salsiccia gialla, giallastra, malata, malaticcia? Lei è una persona a salutare perché non ci ha messo neanche l'olio. Ora, comunque, un app insegnato a fare le cose, non voglio fare il maestro, ma il soffritto gli andava fatto prima. Capito? Si chiama soffritto che va fatto soffriggere, così gli è lessato. Vedi, c'ha lo smart uguale ai colori delle carote. Che gli ha le carote a rondelle, questi? Non è mica un pastone per cavalli, questo. Una cucchiaiata di spezie per l'arrosto. E scatolette come se non ci fosse un domani. L'acqua rugiola dello scolo di barattolo. Io di solito la butto nel lavello, comunque. Ecco, l'unica cosa buona è il bricco viola. Quello mi garba. L'acqua della cannella che sa di tubatura di scolo, proprio anche quella lì di ferro. Che c'hanno il puzzo. L'origano, ma che c'entra l'origano in ragù? Poi ragù, chiamalo ragù, ho detto. Il basilico, ma mi è pestata. Loro tutto quello che c'è d'Italia ce lo buttano dentro. E qui il colpo di classe, il colpo di genio. Questi sono marziani. In pratica gli hanno fatto tortellini alla catalana. Invece di metterci elastici, come che si mette, gli hanno fatto un mix fra Spagna e Italia. Tortellini, guarda, io gli fo come gli faceva la mia zia. Uguale. Perché della di Bologna mi aveva insegnato a fare. Bisogna fargli originare tanto. Tortellini e formaggio tipici. Io di solito li fo cuocere 20 minuti quando gli hanno gonfi come panettoni e sono pronti. Gli hanno morbidi. Poi gli do una passata nel microonde e rizzati. Ecco le scodelle di gatto. Per chi soffre di stitichezza gli è un tocca sana. Pranzo di campione, gli è un po' il pranzo dello sportivo. Carboidrati. e verdura, e frutta. Io fo da mangiare e lui governa, è zitto, capito? Cornuto. No, vabbè, allora. Top di una bella sparmigianata sopra a crudo. Che è il pranzo domenicale, diciamo, via vanno, il pranzo domenicale. Il pranzo domenicale, passate anche dal canale Life, capito? Ah, capito, ma gli ammarzi, che sono marziani questi? Prep time was probably 15 minutes and then it just had to cook and simmer for 45. So, hopefully you liked this vlog, give us a thumbs up, don't forget to subscribe, we will see you next time. Lascia anche un like alla nuova pagina, Il Bellini.